no, e ci mancasse pure che arrivavamo una vittoria. Cioè, i punti di Juve sono stati inutili, tata. E facciamo sempre che se stiamo tornati a capo, va giù. È una stagione in merda. Lui ha mangiato la capo. È andata sta stagione. Come siamo a Barcellona. È finita. È finita. Voglio complimenti al Torino che ha fatto la sua solita partita. La sua partita comunque che deve fare. Una partita di ordine, una partita anche di mazzate, una partita sporca. È riuscito a portare a casa un punto in uno stadio estremamente ostico, anche se quest'anno lo è stato ben poco. Finisce Napoli Torino. No, è finito proprio il campionato. Per noi è finito il campionato. È finita la partita, se doveva vincere. Forse nata a capire. Se doveva vincere, abbiamo sbagliato molto tecnicamente. Ma quale sembra a criticare? Ma quello non sa fare che lo pallone. Tutto tutto ti dà la porta. Ma come vogliamo vincere questi partiti? Ma come li vogliamo vincere? Pure Garzone ha sbagliato. Andatevi a punto, mo. Chale boom, siete chiù fessi, chale boom, perché i chiù forti non lo siete più già da un pezzo. Il Milan è settimo e voi che vi lo trovate in campionato, chale boom. Quanto, ma lasciamo perdere dai, anche perché per me stasera, amici napoletani, meritavate anche la vittoria. Però è una stagione così. Il problema è che voi, quando vincete con la Juve, sembra che avete vinto la Champions League. Siamo tornati. Ma che tornati? Questo è un anno così amaro. Andate in Europa League, forse in Conference. È il massimo che potete fare. È finita. 1-1. Due punti con il Cagliari e due con il Torino perso. 4 punti. Ormai possiamo dire addio definitivamente a quella che era un minimo di speranza per la Champions. Che cosa rimane? Rimane che comunque il Napoli ha giocato bene, rimane che abbiamo un giocatore che è mostruoso, che è di un altro pianeta. È inutile che mi vengano a dire sopravvalutato, cioè questo è di un altro pianeta. Sto parlando di Kvaratskhelia, un altro pianeta. Comunque forza Napoli, da qui dobbiamo ripartire per il futuro, che non è questo campionato, ma è il prossimo. Vergogna, vergogna, vi dovete vergognare. Vi dovete vergognare, arbitri. Arbitri, non sapete arbitrare. Oggi 2 rigori non dati. Abbiamo pareggiato immediatamente per il vostro modo di rubare. Ci avete rubato una partita. Vergogna, arbitri, VAR e sistema calcio italiano, la FIGC. Cioè, oggi l'arbitro non è andato a VAR, hanno travolto Osimhen, là stava più rigore, più rosso. E l'arbitro non l'ha dato. Ci avete compromesso una Champions, ci avete compromesso una corsa per la Champions. Se non andiamo in Champions, è colpa vostra, arbitri. Ci dovete pagare, vi dovete vergognare, perché state facendo tutto contro al Napoli. Hai fatto la partita Davide Caiu, eh? Hai vinto la partita Davide Caiu, eh? Ringraziamo a Vlahovic, che si mangia di 8 gol, sono tu per il 6-1. Hai cambiato Garcia, Mazzarri, Casone e ti picchiate sempre sto canzone in cuore. Lei che niente a fare sti allenatori. Non vuoi capire che sei una squadra da merda, no? Non vuoi capire che sei una squadra da merda. Non ti preoccupavo io. Cazzo sto canzone. Volesse sapere chi ci ha messo l'occhio in cuore l'anno che stanno, perché veramente è un professionista. Io non so se tu con chi me l'ha già pigliato. Sto senza energia, se mi attappano una creatura di 2 anni e mezzo, in questo momento mi accido, mi rimane morto a terra, no? Perché non ce la faccio. Non c'ha ogni partita. Che se a mascunda quello poco che abbiamo avuto contro la Juve, no? Mo la mascunda, mo è a 17 partite, poi non volevo vincere una partita, volevo godere un weekend, dicevo prima le altre che fanno, sai, noi vinciamo, vediamo le altre che fanno. No, amma soffi. Abbiamo giocato pure buono, oggi mi ha fatto. Abbiamo costruito 15 azioni all'ora e mezzo. Come sempre, ogni partita a morire per ciò che fanno gol loro puntualmente. Pur se non vanno a fare, dice no, oggi un po' di segna, ci segna. E si gode anche stasera, pizzaio. Ennesima figura di merda con il Torino. Siete riusciti a non vincere in 2 partite con il Torino, in casa con il Torino.
Dove volete andare? Dove volete andare? Adesso martedì il Barcellona vi sbatte fuori anche in Champions League. Così non avete più neanche la scusa di dire ma il Napoli gioca in Champions, il Milan cosa? Fate ridere, siete una squadra da Serie B. Mettetevelo in testa. Quest'anno non andate da nessuna parte. Non vi esaltate per vittorie come Sassuolo, vittorie di culo come la Juve. Quest'anno siete una squadretta da Serie B. Cioè, voi se arrivate in Conference League è già un miracolo, ma non ci arrivate e io sarò lì a godere. Godo. Forza Toro. Allora, calzona, non è cosa tua, farsi 10 partite a battere, perché non è mestiere tuo, pallo. Il già dopo le frici tempo fa, ma non è che il calcio non fa per te. Tu non sai, ci deve avere un buono pozzaiolo, può fare una trattoria, deve avere un panno di cucina, qua tipo trattoria. Che tu quando hai una squadra che si gioca, che l'immossa tatta che le già le fa prima, ti sto dicendo che a Maritia lo pozzaio, le già lì, e regalato lo tempo, lei da mese, non è cosa tua. Ma con 12, 15, 4, 9 se ne hanno io. Ne voglio proprio da breccio. Ma prima è chi si caga, qua cagate i palumi, mi sa capo l'annanzo, che te ne viene di papera. E capito? E mo' capito? A papà, noi mo' non arriviamo più a Fravola, a Breunapola. Ma siamo capicino, io a Bagoli, arriviamo subito a Bagnoli! Non mi piace, è un atteggiamento da sfigati, questa cosa di perdere tempo. Dovrebbe essere veramente non 8 minuti di recupero, dovrebbe dare un quarto d'ora di recupero. Dovrebbero dare gli arbitri per punizione un quarto d'ora di recupero. E ci saremmo meritati di perdere questa partita. Meritava il Napoli di vincerla. Il Toro sarebbe stato giusto che l'avesse persa questa partita, perché dovevamo prendercene in culo. È l'amaro in bocca di una partita non vinta che meritavi di vincere, ma che però fa tornare i fantasmi del passato, i fantasmi del passato di un Napoli poco cinico che vive sulle folate offensive o sui tentativi offensivi di un Kvaratskhelia in formato mondiale. Mannaggia chi so io, tu questa partita la dovevi vincere per mettere un po' di pressione a Roma, a Bologna, Atalanta, visto che ci stanno gli scontri diretti, si azzuffano tra di loro in questo turno. Invece tu sei stato un pollo a farti pareggiare senza manco dare il tempo di esultare per dire ossa fa maronna nell'arca, amma signata, no, manco poco cazzo. Fa niente raga, fa niente amici del Napoli, fa niente, io credo nell'impresa, il Napoli la squadra per affossare il Barcellona, se becca la serata giusta ce l'ha, l'importante è non andare a Barcellona già cacati in braga, se no l'eliminazione è scontata. Io faccio il tifo per voi perché ci sono i gobbi che stanno gufando, io preferisco vedere voi al mondiale per club. Porca di quella puttana bastarda. Porca di quella puttana bastarda. Napoli che pareggia 1-1 contro una mediocre squadra come il Torino e la cura calzona è già finita. E come mai? Come mai? Lo volete capire, siete scarsi? Ora già vi vedo napoletani a piangere. Dopo due partite contro la Juventus che avevate rubato. Non rubato, aveva avuto solo fortuna. Contro un Sassuolo che l'avrebbe battuto anche il Poggi Bonzi. Oggi è bastato un mediocre Torino per non farvi vincere. Siete scarsi! Allora, questa è la verità, ponte e basta!